Finalmente live, oggi abbiamo un gigolò bellissimo, guardatelo lì, guardate che faccia fresca, giovane, abbiamo un ospite veramente carino, pur essendo giovane ha già maturato una bella esperienza in questo mondo, in questo mestiere. Si definisce nel suo sito il gigolò più giovane d'Italia, anzi l'accompagnatore più giovane d'Italia, un giovane gigolò che da subito si è fatto largo sull'agenzia gigolò.cloud tra i migliori professionisti. Lui si chiama Edward, eccolo qua, e adesso si presenterà. Edward, dici tutto. Innanzitutto, ciao Roy, ciao a tutti e grazie per la bella presentazione. No, ci tengo a precisare che mi sono permesso di perché guardando un attimino gli altri colleghi, ecco, professionisti, magari da Plus, o anche quelli che hanno il loro sito privato, perché me lo sono fatto, visto che sono quello di età più giovane. Poi forse ci sono anche altri ragazzi della mia età più giovani che sono iscritti in attivo, ma magari non so, tra gli emergenti così, quindi. Ecco, mi sono permesso di definirmi così, fra quelli, ecco, più in alto, con più visibilità. Sì, perché nel tuo sito, lo faccio vedere, eccolo qua, l'accompagnatore professionista più giovane d'Italia. Questo è il tuo nuovo sito, anzi oggi lo presenteremo perché è una bella pagina, il bianco poi che dà eleganza e nulla. Da quanto tempo l'hai aperto? Il sito è poco che l'ho aperto, il sito è qualche giorno a malapena che l'ho aperto perché pensavo appunto fosse un buon modo per dare un'idea di me più professionale, ecco, più sincera, più sicura, anche più professionale per non lasciare niente al caso. Ho visto che gli accompagnatori più, insomma, diciamo, quelli più famosi, più conosciuti avevano tutti il loro sito personale, quindi ho deciso di farlo anche io perché è una scelta giusta. Quindi il sito è Sì, poco che l'ho aperto. Poi da quando è che ho ma iniziato, invece quasi un annetto, diciamo, un annetto. hai fatto benissimo aprire il sito perché è un bel contenitore, poi è un punto di partenza per crescere, perché inizia tutto da lì, anche se all'inizio magari non hai ancora tutte le pagine, però poi è l'inizio per costruire, stai gettando le fondamenta per crescere. Ovviamente questa è una buona idea. Tu quindi mi dicevi, è un anno che lo fai, da quanto tempo? Sì, è un annetto, circa un annetto che ho iniziato, sono nel sito. All'inizio non mi ero subito messo magari da professionista, mi sono messo un pochino dopo perché volevo un attimino capire come funzionasse, perché all'inizio mi ero iscritto, diciamo, quasi per gioco, no? Nel senso non sapevo cosa mi aspettava, non sapevo magari se potevo avere chiamate, che tipo di chiamate potevano essere. Poi piano piano però mi sono reso conto che, insomma, poteva anche un po' piacere alle donne, quindi ho detto. No, sono cercato di pubblicizzare, ho cercato di, come dire, di crederci sempre di più e adesso penso di aver fatto anche un buon sito personale. Diciamo, sto iniziando a fare le mie esperienze, adesso un annetto, quindi ho, diciamo, iniziato a carburare, penso benino. Adesso non ho una stima rispetto magari a te, però penso benino. Beh, qui abbiamo chi inizia e chi smette, insomma, in qualche modo io sono anni che faccio questo lavoro, tu stai iniziando ora, però ti stai muovendo molto bene, lo devo ammettere, anche perché lo vedo e poi ho un sesto senso per queste cose, anche se poi ti ho dato anche qualche consiglio. Ma dimmi una cosa, ma... Mi sono visto tutti quei filmati prima di iniziare, no, mi sono informato bene, no, non sono partito così mi sono documentato molto bene su tutto. Sì, no, ma mi fa piacere perché infatti quando uno ama questo mestiere lo studia a fondo. Io a volte ricevo delle chiamate da ragazzi che non sanno nulla e vogliono iniziare domani, mi chiedono quanto costa, quanto guadagno e non sanno nulla, non hanno un'infarinatura. Tu almeno hai studiato, nel senso ti Mi sei sono guardato informato. tutti, mi sono concentrato molto sì, nel capire come poteva essere la situazione. Sì, ma adesso voglio farti un'altra domanda. Ma perché hai iniziato? Cioè, per quale motivo tu ti sei messo a fare il gigolò? Ma sì, l'ho detto, all'inizio l'ho fatto quasi per gioco, nel senso volevo capire, volevo dire se potevo avere delle chiamate, mi implicava questa cosa di essere considerato dalle donne, di essere chiamato, no? Però non sapevo se potevo essere, diciamo, idoneo, se potevo
avere delle chiamate, non sapevo niente. Poi piano piano, man mano che ho avuto le chiamate, mi sono reso conto che è anche differente da quello che pensavo, perché nonostante guardavo comunque i video, non avevo un'idea concreta di situazione mia pelle, no? Del punto di vista. E poi piano piano mi sono reso conto che è anche più piacevole di quello che pensavo, ecco, che non si basa solo su, magari sul sesso come si può pensare. E quindi questa è una cosa che comunque ti fa entrare anche più in empatia con la persona, no? È proprio conosci Certo. persone nuove, fai sempre nuove esperienze, essendo che appunto mi piace, ho visto che può funzionare, ho detto perché no? Alla fine non faccio niente di male, nel senso faccio una cosa che piace a me, può dare un piacere anche alla persona che mi chiama, quindi. Sì, no, ma la mia domanda era un po' più antropologica, nel senso come e quando è scattata l'idea, perché tu avrai avuto un input, un'idea, oppure qualcuno te l'ha suggerito. Come sei venuto a conoscenza di questo mestiere? No, beh, ci sono tanti film che parlano anche di gigolò, no? Ci sono tanti, c'è anche American Gigolò, ci sono tanti film, e l'ho visto un po' come una cosa, perché si pensa che a fare, diciamo, il mestiere, così, questo mestiere, nel mondo siano solo le donne. Quindi vedere questi film dove lo faceva anche l'uomo, un po' mi intrigava e un po' non capivo se poteva essere vera o no come cosa. Quindi mi sono andato lì a documentare, per vedere appunto se ci poteva essere veramente una realtà al di là del film, e l'ho trovata in Gigolò Cloud, e quindi mi ha fatto molto piacere, l'ho trovata che non è solo film, è che esiste. Sì, no, ma poi tu probabilmente hai capito anche di avere talento e predisposizione, altrimenti saresti già fuggito. Sai, in questo mestiere, da come ti muovi all'inizio, crei tutto il futuro, perché c'è chi si muove male all'inizio e probabilmente parte male o non parte affatto. Tu sei partito molto bene, quindi sai chi parte bene a metà dell'opera. Quindi questo, il fatto di avere talento e predisposizione, credo che tu lo sappia, anche perché interagire con una donna oppure con una coppia ci vuole anche una certa psicologia. E tu come ti trovi quando hai a che fare magari con le coppie? Allora, io di esserne consapevole, nel senso inizialmente non lo sapevo, diciamo che sono state le donne che chiamandomi, poi anche richiamandomi, mi hanno fatto capire che potevo piacere, no? Perché se non avrei avuto nessuna chiamata, se tutte quelle che mi chiamavano poi non mi avrebbero più richiamato, mi facevo due domande, è inutile, non sono Certo. all'altezza. Invece, fortunatamente, sembrerebbe che ad alcune piacciono, quindi diciamo questa cosa mi spinge a continuare. Sinceramente, devo dire, mi trovo meglio con le donne, perché comunque con le coppie ci sono tante dinamiche e poi soprattutto non conosci a fondo la persona. Con la donna è proprio, diciamo, si può dire, la conosci anche al di là del rapporto solo sessuale, no? E quindi comunque è una cosa che mi piace anche di più. Con le coppie è più complicato, soprattutto quando vogliono fare magari un gioco di risom. Io sono, diciamo, quando ho un altro uomo che è come me lì nella scena, non è che mi piace molto, quindi la trovo più difficoltosa come cosa. Beh, Poi ci sono anche altre dinamiche, ci sono questo è altre dinamiche magari tipico, dove no, nella dicevo, è quale tipico guardare dei, io non ho problemi, però ecco. no, ma quello che hai detto tu è giusto, e poi è tipico degli uomini. Noi uomini ovviamente ci imbarazziamo con altri uomini più che la donna. Infatti nella coppia devi prendere una psicologia più adatta per il marito che per la moglie, perché se tu ti trovi male con il marito, ovviamente di conseguenza ti vai a trovare male anche con la compagna. Quindi, sai, c'è da instaurare un rapporto più vero con il marito che con la moglie. E poi il fatto che uno si blocca con un altro uomo è come andare in bagno, no? Di solito le donne ci vanno in gruppo in bagno, noi ci andiamo sempre da soli, è difficile che uno va in bagno con un altro che lo guarda. Quindi questo è quell'imbarazzo che capita durante le coppie. Ma nulla, volevo farti una domanda. Assolutamente. Posso dire una cosa? Nel mio caso non credo, cioè non è imbarazzo, perché quando l'uomo guarda non ho problemi. Nel mio caso è che diciamo che non posso agire o comunque fare quello che realmente voglio fare con la compagna, anche perché c'è anche lui lì, quindi è come se dovremmo dividerlo, diciamo, così, in maniera Certo, abbastanza. bisogna avere anche quella sensibilità e ascoltare che
i segnali che ti manda, i segnali subliminali che manda l'uomo, perché sai, certe cose le puoi fare, altre no, quindi tu devi essere bravo a Esatto, percepire. e poi non mi piace essere desiderio, perché spesso il desiderio è dell'uomo, quindi non mi piace molto essere desiderio dell'uomo. E la donna sì, ma dell'uomo un po' meno, quindi è un po' complicato. Allora, Però volevo farti vabbè, una. ci sono delle circostanze che non ho problemi, ecco, faccio volentieri. Sì, volevo. Poi ne parleremo della differenza, cioè coppia, donna. Anch'io preferisco più le donne, però le coppie ogni tanto ci sono. Poi sai, dipende anche come ti predisponi e come crei il tuo profilo. Sai, a volte vieni chiamato più da donne o da coppie in base anche alle foto che hai nel profilo. Comunque, volevo chiederti. Tu dall'inizio, no? Dimmi, sono curioso, dall'iscrizione, il giorno che ti sei iscritto al sito, al primo appuntamento, quando è passato? Quanto tempo è passato? Sono passati 8-9 giorni, mi ricordo. 8-9 giorni. Al primo Vedi? appuntamento che ho fatto, e fortunatamente era una donna, mi avevano contattato il terzo giorno che mi ero iscritto una coppia di Torino, io ero pronto ad andare, poi mi hanno disdetto l'appuntamento e quindi il primo giorno è stato dopo 9 giorni, mi sembra, una donna. Però se la coppia non cioè si presentava, tu potevi lavorare dopo 3 giorni, quindi. Cioè No, avresti lavorato. mi avevano detto che si andava tipo la settimana dopo, una cosa così. Ah, ho capito. Volevano fissare l'appuntamento la settimana dopo, sì. Sì, no, ero curioso per capire i tempi, no? Perché sai, il primo appuntamento è sempre quello più bello, nel senso che ti rimane sulla testa, e poi è quello che poi decide anche il tuo avvenire, perché il primo appuntamento, l'importanza del primo appuntamento è fondamentale per il susseguirsi poi, no? Di questo mestiere. Quindi anch'io il primo appuntamento ero molto teso, emozionato, però è da lì che ho capito, cavolo, questo è il lavoro che fa per me. Dirò, quella coppia ero molto teso, quella coppia. Quando mi ha contattato la donna sono andato abbastanza tranquillo, non so, però ci avevo parlato molto al telefono, quindi era come se la conoscessi anche un pochino, quindi sono tranquillo. Ma tu come ti pubblicizzi? Vabbè, oltre al sito agigolo.cloud, utilizzi anche i social oppure no? No, per ora no, sono solo su Gigolo Cloud, sul mio sito, che comunque ora è giovane, quindi nel senso lo riprende solo dal Gigolo Cloud. Se dici su Google, l'ho messo da qualche giorno, non appare per ora. Sì, e i social non ti interessano per pubblicizzarti, ma non come Ma Gigolo, magari. Dimmi. adesso non lo faccio perché non è che tutti sanno quello che fa, ma non è un problema questo. Penso che comunque sul social è difficile che magari una persona, se vuole un accompagnatore di Gigolo, non lo cerca su social, cercherà sui siti apposta. Io per social intendo magari Facebook e Instagram, questo è Sì, ma guarda che li utilizzo anch'io e ti posso dire, anche se ogni tanto me li eliminano, però portano un po' di traffico, ovviamente, non sei fanno molto molto. conosciuto, io, cioè, capito, non ho la tua fama, diciamo, te sanno chi sei, quindi ti cercano anche sui social, a me non sanno chi sono, se no mi trovano nel sito, se no capito. Ma non è sempre così. Io ad esempio ho aperto TikTok da poco. Però c'è stato, ho messo dei video, ho trovato una cliente che mi chiamò, ma dopo po poco dopo mi disse: guarda, ti ho visto su TikTok, ho visto un tuo video e mi ha chiamato. E poi non era una ragazzina, aveva 56 anni, quindi a volte i social portano un po' di traffico. Comunque, vabbè, poi me l'hanno chiuso perché TikTok, sai, è pieno di adolescenti, quindi io non mostravo nulla, però. Cioè, pubblicizzo questo mondo, quindi alla fine hanno deciso di cacciarmi, però adesso sono Sarà una cosa che ripartito. prenderò in considerazione, insomma, magari in futuro mi pubblicizzo anche su TikTok. Funziona? Se continuo, spero di sì. Adesso sono abbastanza preso e ho deciso da continuare il possibile. Quindi spero che poi, magari, se continuo, poi pubblicizzo anche Ma lì. sì, ma poi ho visto che tu hai fatto anche dei video, anche se il video non l'hai tolto dal tuo profilo, però facevi anche dei video, no? Hai fatto un paio di video su YouTube, mi sembra, giusto? Io avevo fatto dei video perché avevo visto un tuo video, appunto, dove dicevi dell'importanza del video. Siccome anch'io ritengo che sia così, comunque una persona che vuole contattarti, se ha un video, si fa vedere più chiaro di te,
Allora, per insomma, far vedere meglio chi sono, ho fatto dei video. Uno riguarda delle coppie che è andata male l'esperienza, ho spiegato un attimino il perché era andata male. E un altro era un mio video presentazione che mi presentavo dicendo che sono comunque un ragazzo semplice, ma adesso non ricordo bene cosa dissi, però sono sui social web di Gigolo Club e di Miserizzo. Ah, intanto faccio vedere qualche tua foto, così sappiamo qualcosa in più di te. Nonna, io volevo chiederti anche una cosa, che ognuno di noi, sai, attraverso l'età e il modo di proporsi attrae una tipologia di cliente, no? Tu, col tuo modo di proporti, con le tue fotografie, col tuo stile, con la tua faccia, perché hai una faccia molto pulita, dolce, che tipo di donna attrai? Probabilmente non quella trasgressiva, credo. Qual è la tua donna che ti chiama, oppure quella che piace più a te? Allora, che piace più a me in realtà non ha una tipologia proprio predefinita, nel senso che mi piace quella più dolce o trasgressiva. In realtà sono una abbastanza, posso essere sia dolce che trasgressiva. Diciamo che mi ha contattato anche una donna che voleva essere accompagnata in un club scampisti, quindi lei era molto trasgressiva. E quindi, nonostante la faccia pulita dolce, lei mi voleva portare lì, ecco. Vedi? Poi considera, siamo andati e il club era chiuso, quindi alla fine c'è rimasta anche male, perché era comunità corso aperto, siamo andati lì. Però diciamo che generalmente penso più, perché sai, molte magari hanno anche il pregiudizio del fatto che, data la giovane età, non posso avere magari la maturità mentale di poter tenere testa a un dialogo. Quindi questa cosa un pochino penso che è un pensiero un po' comune che c'è ancora, perché ho letto anche sui social web, ogni tanto vado a spulciare dei post vecchi, dove questi ragazzi giovani venivano un po' presi in giro del tipo torna a bere il latte alla mamma, cose così, no? E quindi questo penso che purtroppo sia un pensiero ancora oggi, cioè che parlo 2 anni fa di queste cose. E quindi forse questo un pochino blocca qualcuna che anche magari se mi vede, dice magari è carino, ma è un po' bloccata da questa cosa qui. Quindi diciamo che ho avuto molte ragazze anche giovani, sotto i 30 anni, molte nel senso, una buona media penso, ma forse appunto perché io ho 24 anni, quindi per questo. Però ci sono anche donne più grandi che mi chiamano, che non hanno questo pensiero e che non hanno problemi magari ad andare a cena con me, cose così, no, Ma la domanda mi sorge spontanea, ma qual è la donna più matura che ti hai chiamato? Cioè, tipo, che differenza di età c'era tra te e lei? mi pare che la più grande ora che ho avuto per ora 52-53, non ricordo. Ah, quindi è una bella differenza. E è andata bene comunque. Sì, È era una andata bene. bellissima donna, mi è piaciuto molto, sì, benissimo. Sei un gerontofilo. Ma cosa vuol dire la parola? Cosa vuol dire? Beh, il gerontofilo è quello che ama le vecchie, però anche se non si dice, il gerontofico è quello che ama le donne anziane, molto anziane. No, ma era una battuta. Bene, ma sulle donne comunque penso che a tantissimi ragazzi della mia età piacerebbe avere esperienze con donne più grandi, proprio come fantasia, dico, no? Sì, no, ma infatti, no, anche perché poi probabilmente una donna di quell'età lì, chiamando te, vuole un toy boy, vuole un ragazzo fresco, giovane, ovviamente, no? E quindi ci sta. Anzi, ormai le donne sono evolute rispetto a qualche lustro fa. Adesso anche le donne assomigliano, non tutte per fortuna, ma molte assomigliano anche agli uomini. Quindi fruiscono di questo mestiere abbastanza in modo, ecco, sessualmente spinto. Ma comunque, ritornando alle clienti, no? La più anziana, ok, la più matura, la più giovane. La più giovane è 18 e qualche mese. Mazza, 18 anni, mazza, Sì. ma doveva perdere la verginità oppure era una sua fantasia? No, lei aveva un'eccitazione particolare. Gli piaceva essere sessualmente durante il rapporto che gli dicevo un po' parole, diciamo, insultarla, ma nel lato sessuale, no? E si vergognava di dirle ai ragazzi con quali si relazionava sessualmente. Quindi ha chiamato me e voleva che io durante il sesso la chiamassi in tutti i modi possibili, insomma.
E tu la insultavi, insomma, fantasia qui. ma c'era un copione, oppure nel senso tu sapevi cosa dirle, le parole giuste, te l'ha suggerita lei? Lei mi aveva detto indicativamente quello che gli piaceva sentirsi dire, mi aveva fatto vedere alcuni filmini amatoriali porno che ritraevano quel dialogo e poi piano piano abbiamo fatto. Ma mi puoi fare un piccolo esempio non volgare? Tipo che tipo Erano di tutte parole parole? volgari, erano tutte Tutte? parole volgari, sì. Ho capito. Ho capito. Allora è meglio non ripeterle. Ma 18 anni, io 19, quindi 18 non sono mai sceso. E poi sono No, 3 tempi mesi lontani. e Come? Non ho 3 mesi, capito. 18 anni e 3 mesi. Mi hai battuto. Però sulla donna più matura ti batto io, sono arrivato a 70, 71, quindi... niente, allora... Mi aveva contattato una donna di 64 anni che eravamo pronti a incontrarci, tra l'altro io ero anche ci andavo molto volentieri perché comunque era anche una, cioè, mi piaceva, e però poi all'ultimo ci ho ripensato e ci sono rimasto anche male. Però. Vabbè. Sì, un lavoro in meno. Ma cosa ti dà fastidio a te? Cosa ti dà fastidio in una donna durante l'incontro? Cos'è le cose che non gradisci molto? Cioè, cos'è che ti dà fastidio in una cliente? Sono sincero, per ora non mi è mai capitata una situazione dove non mi sono sentito a mio agio, però immaginando, penso se una cliente si comportasse male, nel senso fosse troppo magari brava solo lei, capace solo lei, se la tirasse troppo sul fatto che lei è tutto lei, magari quello mi darebbe un fastidio perché, per carattere, no? Nel senso che questa vanità di essere solo lei brava, quello forse mi fastidia, però per ora non mi è mai capitata una situazione. Non è tanto tempo, non è detto, dove insomma non mi sono sentito a mio agio. Con le coppie sì, spesso, ma con le donne per ora mai. Ma cosa tu di questo mestiere, no? Il gigolò, l'accompagnatore. Cosa ami e cosa odi? Cosa amo è incontrare sempre. Allora, innanzitutto, vabbè, la compagnia femminile, anche sessualmente, ovvio, la amo. Poi anche conoscere sempre nuove donne, nuove persone, entrare sempre. Cioè, comunque quando le donne mi chiamano, spesso mi raccontano tante cose di loro, no? E quindi comunque è come se, non so, ti lasciassero proprio scoprire, capito? E qui è una cosa che mi piace comunque. Cosa odio, sinceramente, per ora che sono partito, lo vedo solo bello, per ora. Poi magari in futuro troverò anche dei punti negativi. Io adesso sono proprio preso, e mi piacciono molto. Quindi non è che trovo. L'unica cosa che mi infastidisce è che però continuo a incontrarmi, ci sono a volte in alcune circostanze, non tutte appunto le coppie, è l'unica cosa. Però con le donne per ora non ho mai avuto un disguido, per ora. Ma quindi cosa ti emoziona, no, di questo mestiere? Nel senso, qual è la parte dove tu sei più, quella che ti suscita proprio quella cosa, quella vibrazione, che ne so, magari il viaggio quando parti, quando torni, oppure quando la vedi? Ma allora, quando vado sono emozionato nel conoscere una nuova persona, no? Comunque ho fantasticato su di lei, ci siamo sentiti al telefono, non vedo l'ora di vederla, di incontrarla, e quindi comunque sono emozioni che provi. Poi ogni donna è diversa, c'è chi ti trasmette più sensazioni, chi meno ovviamente, cioè non è che sono tutte uguali. Al ritorno sono felice se l'incontro, cioè se la cosa va bene, lei mi dice magari ti richiamo, sono stata bene, allora ho un senso di, come dire, sono stato capace di darle quello che lei cercava, quindi anche queste sono sempre comunque delle belle cose. Ma riesci a fidelizzarle in linea di massima? Non tutte, perché lo so che non è facile, però hai delle clienti che ti richiamano anche la seconda, la Sì, terza volta? Sì. anche quarta volta è già successo, sì, anche quinta, sì, è già successo. No, per fortuna Vabbè, sì, un diciamo anno, che poi quando ne arrivi a 10, magari 20 volte. Cioè una Diciamo cliente che, diciamo fidelizzata ti può chiamare anno dopo anno. io ce n'ho in particolare sono tre che mi chiamano davvero ogni mese, in particolare.
Vedi, allora. Ma quando non lavori, ad esempio, cosa fai? Cioè, so che tu oggi hai lavorato, vero? Abbiamo fatto questa chiacchierata nel tardo pomeriggio perché tu lavoravi. Ma quando non lavori, Sì, cosa fai? ieri e oggi, ma io quando non lavoro adesso cerco di mantenermi un po', vado a correre, vado in palestra, mi mantengo un po' fisicamente, ma non è che ho particolari, cioè non ho altri lavori, faccio solo questo, quindi Sì, mi ma hai mantengo degli fisicamente, hobby? cerco di Hai degli hobby? Hai hobby, che ne so, la fotografia, qualcosa, mantenermi. Ma no, esco con gli l'aquilone. amici. No, esco, non ho niente, esco con gli amici, magari, sai, la classica partita di calcetto ogni tanto, non so, oppure la scena, no, ma niente di che, non ho hobby particolari. Mi piace il ciclismo perché prima praticavo ciclismo, quindi magari ogni tanto vado a farmi una girata in bicicletta, ho fatto ciclismo a livello agonistico, quindi mi è rimasto, ogni tanto magari l'unica cosa può essere questa, vado a fare una girata in bici che a livello di stress, di testa, ti libera, no? E allora a sto punto, qual è il tuo obiettivo per il futuro? Cosa vorresti fare da grande? Insomma, domanda che non lo so neanch'io, eh. No, Cosa vorresti fare da grande? io vorrei continuare il più possibile su questa strada, cercare Ecco. cioè, di emergere sempre di più, di fare sempre più esperienza e sì, di continuare così su questa strada. Per ora sono, ripeto, molto, molto centrato, questo è il mio obiettivo, questa è la mia visione Ma per il quindi futuro. hai l'obiettivo anche di lavorare a lungo, di anche fare soldi, insomma, in qualche modo, che questo è un lavoro che se si lavora si guadagna pure. Quindi vuoi entrare a far parte di questo mondo anche a livello lavorativo, quindi dovrai anche sistemarti a livello legale, Sì. giustamente. Sai che io adesso è uno scoop che faccio in questa diretta, ma io ho aperto la mia società che si chiama La Roy Agency proprio mercoledì questo, e quindi da oggi, anzi da mercoledì, io sono in regola, pago le tasse, e quindi il mio sito gigolo.cloud e la mia professione da gigolo adesso sono in regola. Quindi da adesso in poi, insomma, da mercoledì che ho aperto la mia attività, e quindi inizierò anch'io ad essere un uomo normale che paga le tasse, insomma, perché sai, i gigolò vengono sempre un po' accusati, ma tu evadi il fisco. Io non più, l'ho evaso, però ormai non più. Poi questo toccherà anche a te, poi quando guadagnerai, insomma, belle cifre, ti toccherà metterti a riparo. Se continuerò sarà ovviamente perché mi aiuterà, se poi a un certo punto spero di no, smetterò di avere chiamate, smetterò di avere incontri, smetterò di fare, smetterò, però spero di no, spero di, anzi di aumentare sempre di più, di conseguenza anche a livello economico di più incontri fai, e quindi sì, poi ovviamente cercherò di mettermi in regola anch'io, dovrò informarmi come fare, sinceramente non lo so, cioè nel senso se quindi non Guarda, è so, ho facile. visto molte interviste, però non... Cioè, ho visto la tua, ho visto quella che mi pare fece Aaron, non mi ricordo, tante cose, però No, no, ma non comunque saprei. ci sono svariati gigolò che sono in regola, però sono in regola con partite IVA fittizie, con altri lavori, con magari massaggiatori oppure organizzatori di eventi come Aaron, Sì, avevo sentito anch'io oppure. così. Non c'è proprio una categoria ben precisa, però sul portale, siccome il mio portale io affitto spazi pubblicitari, quindi lì è un'attività lecita e devo pagarci le tasse, quindi giustamente devo farlo perché è un'attività normale, quella di cloud, quindi devo mettermi in regola. E ho approfittato, dato che pagherò le tasse lì, pagherò anche sul mio lavoro e sulle entrate che avrò come prostituto. Nulla, adesso voglio passare a qualche domanda, insomma, più interessante per le donne, no? Giusto che siamo un po' alla fine, ma volevo chiederti, ma perché secondo te una donna dovrebbe chiamarti? Dici, che ne so, secondo te le tue parti, le tue facoltà, il tuo successo su questo mondo, cosa, perché
perché una donna dovrebbe sceglierti te piuttosto che un altro? Cosa hai in più di un altro? Allora, questa domanda sono sincero, non so risponderti perché sono uno molto, non mi piace vantarmi da solo e quindi lascio scegliere a loro, cioè se gli piaccio mi contattano e mi scoprono come sono e poi spero abbiano fatto la scelta giusta. Non riesco a dire perché sono meglio di un altro, perché non lo so sinceramente, nel senso ho le mie qualità, le so, ma non so le qualità degli altri, quindi non posso dare Però tu la avrai, certo, presunzione di fare questo paragone, ecco. ma Io spero di piacere, spero. tu hai dei Dimmi. contatti con le donne, quindi spesso una donna ti dice qualcosa, no? Di solito sai le qualità che noi ci mettiamo da soli non sono in realtà le nostre, ma sono quelle che abbiamo sentito da delle donne. Le donne che escono con te, cosa dicono di te? Ma gli piace molto che magari mi piace essere coccolate, proprio al di là anche magari dopo il sesso, stare lì, coccolarsi, raccontarsi, si lasciano andare, mi raccontano i problemi, le ascolto, cerco di dargli qualche consiglio. Questa è una cosa che gli piace molto. Poi ovviamente c'è anche l'atto sessuale, quello, vabbè, io per ora non mi hanno mai detto che sono rimaste insoddisfatte. Io non sono Rocco Siffredi, però ecco, nel mio piccolo sono sempre stato normale, ecco, quindi sono sempre stata appagata da quel punto di vista e soprattutto mi pare di vedere, di capire anche che quell'altro aspetto che viene dopo il sesso, magari dai le coccole, lo apprezzano forse anche di più. Vedi, comunque tu non dicendo nulla hai detto moltissimo invece, perché tu, le tue qualità sono proprio queste, cioè tu hai elencato le tue qualità che sono grandi, perché a questa domanda era un po' una domanda trabocchetto, magari se tu mi avresti detto, ah io faccio questo, io ce l'ho lungo, io ce l'ho, avresti sbagliato, invece con l'umiltà hai conquistato sicuramente molti cuori femminili, perché hai dato la risposta giusta. Tu sei quello che sei e devi piacere per quello che sei, non puoi scimmiottare un altro, anche perché tu hai la tua faccia, il tuo stile, il tuo modo di porti, quindi è quello che deve piacere. Poi è ovvio che noi non piacciamo a tutti o a tutte, ognuno ha il suo gusto, c'è la donna che ama l'uomo, insomma, orso, c'è quello che lo vuole carino, delicato, poi dipende. Comunque, tu come gestisci i tuoi appuntamenti? Nel senso, come ti organizzi? Innanzitutto sei automunito, ti sposti? Come funziona? Sì. Io le raggiungo sempre in macchina, a meno che non debba fare un viaggio troppo, non so, che devo andare in Sardegna, largo dell'aereo, però se no le raggiungo in macchina, se no con lì. Ma io come lì, cioè, mi piace magari prima di arrivare all'incontro sentirle anche al telefono, parlarci un pochino, per capire proprio che tipo di persona dovrei incontrare, questo mi piace molto. E poi, niente, ci organizziamo, che siamo un giorno che sta bene a loro, un giorno che sta bene a me, magari che siamo qualcosa che piace entrambi fare, una serata che magari piace entrambi fare, andiamo e passiamo la serata insieme. Poi dopo una cosa tira l'altra, ecco, insomma. Certo, ma tu chiedi acconti? Allora, per le donne no, non chiedo mai un anticipo, perché comunque ci parlo molto al telefono e mi fido molto. Sento la persona e mi fido. Quelle coppie che dà conti non mi fido perché parlo con l'uomo e non lo so, non ho fiducia, non so perché. Quindi ogni tanto qualche acconto te lo fai dare, insomma, te lo fai No, mandare perché ho qualche... paura. Sì, perché con l'uomo non posso, non riesco mai ad averci una conversazione chiara, è sempre molto frettoloso perché parla quasi sempre lui, non parla quasi mai lei della coppia. E quindi ho sempre paura che magari all'ultimo ci ripensa. Poi ho sentito anche da parte di altri, cioè, ci sono stati casi dove appunto all'ultimo ci hanno ripensato e io non voglio farmi il viaggio, perdere tempo, soldi. Quindi da loro mi faccio mandare l'acconto perché è più facile che ci ripensino all'ultimo. Invece con le donne mi fido di più perché comunque c'è tutto un processo prima di metterti messaggi, si parla al telefono. Certo. E quindi comunque diciamo che è già nata un po' di affinità, anche se virtuale, ma è già nata. E quindi mi fido, cioè io non vedo l'ora di incontrarle, ma anche loro.
No, no, ma fai benissimo anche perché il trucco è questo, il lavoro inizia quando tu rispondi al telefono, se tu sei bravo, come hai detto, a percepire se una donna è affidabile o no, l'acconto non va chiesto, è ridicolo, anche perché se tu non ti fidi di lei, perché lei dovrebbe fidarsi di te? Quindi è giustissimo secondo me, anzi io invito le donne che ci stanno guardando, che guardano questo video, a dubitare di chi chiede acconti o ne chiede anche troppi, o, cioè, non ha senso. Soprattutto poi una cliente già fidelizzata. Io ho sentito delle storie dove clienti fidelizzate ancora devono pagare acconti per il secondo, terzo, quarto appuntamento, ma non esiste, al limite il primo, ma poi il secondo non ha senso chiedere un acconto. Ti conosco, mi fido. Strano, perché Comunque. comunque subentra anche una sorta, un buon legame, penso. Cioè, perlomeno io con le donne che mi sono incontrato è sempre entrato un buon legame, quindi io non mi verrebbe proprio da dubitare. Cioè, è strano. Ma sì, ma infatti, io non capisco, secondo me perché hanno bisogno di soldi, io non so perché uno deve chiedere l'acconto, cioè ti fai una passeggiata, spendi questi 100 euro di autostrada, di macchina, di gasolio e vai, cioè è tanto bello partire, io non ho mai chiesto gli acconti, io. Ci sono stati dei casi dove volevano mandarmeli, però io non l'ho neanche accettati perché in realtà mi piace prendere i soldi quando io rientro, non prima. Perché poi prenderli prima, quando vai all'appuntamento ne prendi meno e ti dà quella sensazione che torni a casa con meno soldi. Invece no, io li voglio tutti insieme. Bene, Edward, io credo che abbiamo detto un sacco di cose. Se tu vuoi aggiungere qualcosa, anche perché mi sembra che è molto carina questa chiacchierata, tu sei una persona veramente limpida e cristallina, mi piaci, mi sei sempre piaciuto perché sin dall'inizio, quando io ormai ti conosco dall'inizio, quindi tu hai iniziato proprio, visto la tua ascesa, no? Non Ah, so, beh, vuoi insomma, aggiungere qualcosa? Il tuo grazie sì? per questa chiacchierata, anche per i complimenti, insomma, che mi hai fatto. Grazie. Ovviamente io all'inizio ti ho contattato, ma lo dico anche pubblicamente, non ho nessun problema. Ti ho chiesto molti consigli, quindi ti ringrazio anche per tutti i consigli che mi hai dato, che probabilmente ti hanno aiutato anche a crescere personalmente in questo mestiere. Ecco. Mi sono molto rispecchiato in quello che vedevo fare soprattutto da te, ecco, perché pensavo appunto che ci capisci, perché hai sicuramente tante esperienze, quindi ho cercato, rimanendo me stesso, ma di capire, ecco, un attimino come cercare di essere professionali e affidabili in questo mestiere. Sì, ma guarda, io ti posso dire che di solito i consigli cerco di darli un po' a tutti, però in realtà c'è gente che non li percepisce neanche. Io capisco subito che sto parlando al vento, invece ci sono degli elementi tipo te, tipo anche qualcun altro, che invece ascolta e poi quello che sente, insomma, lo fa suo. E questo è una virtù, capito? Vuol dire che ti piace, ti applichi e stai attento a tutto quello che ti succede. E poi l'esperienza vera qua non è il confronto con gli altri, ma ognuno ha la sua storia. Tu avrai le Certo. tue storie, le tue esperienze che faranno curriculum e anche tu racconterai questo mestiere da un altro punto di vista che magari è diverso dal mio, è diverso da un altro. Questo è un lavoro che non si insegna e non si impara, in qualche modo, ognuno mette il suo. Ogni incontro è a sé. Considero che comunque, nonostante non sia molto, alcuni ragazzi mi chiamano, che vogliono iniziare anche a me, mi chiedono consigli anche a me, quindi questa cosa mi fa piacere. Vuol dire che comunque vedono magari nel mio profilo un qualcosa che gli fa percepire che magari posso essere affidabile, che posso dargli qualche consiglio. Ma guarda, io abbiamo detto un sacco di cose, adesso volevo mettere il tuo sito, far vedere un attimo la pagina, l'home page, eccolo qua, guardate che figo, Edward Gigolò, profilo e quant'altro, feeling mentale, qui c'è da leggere, quindi andate a visitare il sito di edwardgigolò.it, così vi fate un'idea di lui e lo conoscerete meglio e poi contattatelo e parlate con lui, che magari ne sa più di me. Hey, Che magari. Quindi ci dire, sentiamo. Edward? No?
Tu ne sai più di me, nel senso che ti conosci meglio di me. Io più di tanto non. Di me stesso ne so, certo. Appunto, quindi chi. Ma tu dove abiti, che non mi ricordo? Io abito vicino a Pistoia, Ah, Pistoia. vicino a Montecatini, vicino a Pistoia, sì, quindi sono toscano. Ma non hai molto l'accento toscano, però. Non hai No? Ah, l'accento. perché qui si pensa magari a paragonarla a quello di Firenze, ma non è, non sono di Firenze, di Pistoia, è diverso. Non è che c'ho l'accento, è che. Allora, io a Pistoia ci sono voluto un sacco di volte. C'era un periodo che avevo una cliente che mi chiamava, mi aveva prenotato tutti i weekend. Lei mi pagava tutti i weekend, però dovevo essere libero, non potevo occuparmi. È durato un annetto questa cosa, è stato bellissimo. E poi è svanita, non so, avrà chiamato un altro. Però è stato un bell'anno. Pistoia è un bel ricordo. Mi ricordo la piazzetta, c'è un baretto artificiale, lì si beveva, c'era un gran casino, tutti i giovani che ballavano, bevevano. No, è stata una bella cosa. E Edward, io guarda, ti ho presentato. Eccolo qua, un ragazzo bello, pulito, genuino, ambizioso, intelligente, un principe. Ho letto che ti è arrivata qualche recensione ultimamente Sì, che me l'ha fatto qualche ti descriveva comunque. recensione principe, sì, l'ho letto, molto, sono sempre molto gentile, vedi? Un principe, eccolo qua. Edward è un principe, quindi contattatelo e fatevi un'idea vostra. Allora nulla, Edward, è stato bellissimo anche per me, perché poi questi tipi di chiacchierate fanno bene, sono costruttive, no? Ci fanno conoscere, quindi è Veramente. giusto farle. E nulla, per me possiamo anche finire qui, non so, volevi dire aggiungere qualcosa oppure. No, no, va bene, io ti ringrazio per la chiacchierata, ti ringrazio molto, mi ha fatto piacere. E va Ma bene, possiamo salutarci. più che altro perché ho una certa fame. Io per aspettare te non ho fatto la mia merendina, pensate, ancora faccio la merenda come il tuo compaesano, com'era? Il compagno di merende, no? In Toscana. Pacciani. Conosci? Pacciani, sì. Pacciani? Il Ah, mostro di Firenze. sì. Va bene, dai, allora Edward, stiamo andando fuori tema. Nulla, io ti ringrazio per questa chiacchierata perché ci tenevo a presentarti e a parlare di te, perché sei un po' un esempio di gigolo.cloud, un ragazzo veramente un gigolo bello, pulito e professionale. Quindi che dire? Ti saluto, io sa saluto Grazie. tutti, salutiamo tutti E quelli che ciao a guarderanno tutti, questo video. grazie Roy. Grazie a te, Edward. Un bacione a tutti e a tutte le donne che ci chiameranno ancora. Bacio. Sicuramente. Ciao ciao.